DJ Snake insieme a Justin Bieber qui su RTL 102.5 in Miseria Nobiltà. Allora, cara Mara, prima parlavamo di questo episodio, insomma, queste dichiarazioni presunte vere oppure no, chi lo sa, di Iva Zanicchi. Ma noi, caro Luca, attenzione, perché Iva Zanicchi è qui con noi. Ciao Iva. Che piacere. Ciao Iva. Mi spiace molto questa cosa che hanno messo tutti, che io ti ho detto che non capisci niente di musica, che non è vero. Avrei potuto dirlo in una battuta, dicendo su una cosa che non aveva, ma dai Iva, non capisci, ma sarebbe stata assolutamente non veritiera, una battuta. Io non lo so neanche. Dimmi. Mara, hai ragione, no, hai ragione. Io lui deve stare qui a fare le sviolinate, che poi sembrano anche false, non vere. Io ti conosco da tanto tempo, ti voglio bene, mi sei simpatico. Anch'io. E lo sai. Poi io ho detto, ma l'ho detto, sai com'è? Non è che voglio negare, io l'ho detto, è vero. Dico, Mara, eravamo a Sanremo Young. Certo. E mi ha detto che di musica non capisco niente. Ma ho fatto una battuta, anche. Iva, come posso dire una che ha vissuto di musica tutta la vita? Sarei proprio cretina. L'avrò detto su una cosa su cui non ero d'accordo con te, e posso averti detto, ma dai, che non capisci, ma questo. Però assolutamente. Così. Poi dopo chiaramente bisogna sempre stare attenti, invece io non lo sono neanch'io, e allora dopo vieni fuori chissà che, perché no. tu mi sei simpatica, ma più di te mi è simpatico tuo marito, lo sai, questo è vero, mi fa piacere. Beh, non hai mica scelto male, perché soprattutto fra i due più giovane lui, non io, perché io sono stravecchia, però no, stravecchia sei come me, Iva, siamo due stravecchi, siamo due vecchi, deciditi dove vuoi stare. Ascolta, amore, no, però sono felice e contento di poter chiarire questa ma cosa. Ma certamente, perché mi faceva proprio dispiacere, perché con te è sempre stata un piacere, perché io ho troppa simpatia e stima di te. Anch'io. Guarda, sono stata mangiare 1000 anni fa a casa tua e mi eri rimasta proprio nella mente, perché io ribadivo sempre la frase che tu mi avevi detto. Cosa ti ho detto? Mio marito è più giovane, ma chi se ne frega, lui ti ha preso una vecchia. Senti una cosa, Iva, comunque finiamo qui questa cosa con grande piacere. Sono molto contenta. Comunque tu di musica non capisci niente. Guarda, ti devo dare anche ragione, perché a volte scelgo malissimo. Avresti avuto un esperto come te vicino, le cose sarebbero andate diversamente. No, lo dico sinceramente. Grazie. Sento questo, ti bacio. Anch'io, bocca, con grande affetto. Siamo, hai capito? Ecco, sì. Non lo siamo lesbiche. No, ti bacio. Ci baciamo sulle guance. Bello questo chiarimento. Questo incontro titanico fra il signore dello spettacolo. Sono molto grazie, signora Iva. Ciao. Ciao. Allora, il mio sogno è vedervi insieme in un programma. Io vi propongo come nuove vallette del prossimo Sanremo. Che meraviglia sarebbe.